Il carnevale più dolce d'Italia non poteva certo farsi mancare le creazioni e le interpretazioni a tema dei maestri pasticceri locali che, in piena sintonia con il tema gastronomico di quest'anno, danno il loro contributo a questa edizione del carnevale fanese che, in sintonia con Expo 2015, punta tutto sulle eccellenze culinarie del territorio presentare agli ospiti che verranno a festeggiare il carnevale nella città della fortuna. Matteo Cavazzoni, estroso pasticcere del Caffè Centrale, ha pensato ad un pagliaccio che fa la linguaccia alla mala sorte e agli aspetti negativi della vita con un naso rosso che riprende l'immagine ufficiale dell'evento. È un dolce al cioccolato, è stato studiato perché si possa mantenere anche qualche giorno fuori dal frigo e diciamo non ha creme deperibili in pochi giorni. E anche potrebbe essere anche un'idea simpatica per gli ospiti che vengono magari qui al carnevale a Fano, poi se lo portano a casa, insomma, anche di fuori. Quest'anno il nostro carnevale punta molto sul cibo e proprio dal centrale partiamo con queste dolcezze di carnevale, tutta una rima che fa rima con vale, grazie a Matteo Cavazzoni che quest'anno ecco, ha voluto anche lui dedicare un dolce ben preciso, riportando anche dei segnali che sono usciti dalla nostra locandina, dal nostro marchio del Carnevale 2015, quindi a nome dell'ente carnevalesca intanto grazie per questo momento di dolcezza. Al Carnevale ogni dolce vale!